Amici dello Strillone, buon pomeriggio, benvenuti per questa nuova diretta. Abbiamo qui con noi il consigliere comunale di Torre Annunziata, Pierpaolo Telese. Lui nei giorni scorsi ha scoperto di essere stato contagiato dal coronavirus. Allora, prima di tutto, Pierpaolo, come stai? Com'è la situazione in questo momento? Condizioni generali sono ottime, non avverto sintomi. Ho una perfetta percezione sia di olfatto che di gusto. Il mio appetito non è venuto meno, anzi, forse in questo isolamento forzato è anche un po' aumentato, insomma, quindi questo forse mi crea qualche pensiero in più. Qual è stato il tuo primo, a proposito di pensieri, la tua prima preoccupazione? Ne parlammo anche l'altro giorno, i tuoi familiari, insomma, a livello anche mentale, come è stato scoprire di essere stato contagiato dal coronavirus in maniera quasi casuale, mi dicevi? Una doccia fredda, non me lo aspettavo anche perché nel corso di queste settimane avevo pensato, diciamo, di aver messo in campo tutte le iniziative per tutelarmi e tutelare le persone che ovviamente sono intorno a me. E quindi scoprire di essere rimasto contagiato mi ha sorpreso e non poco. E sapere di essere entrato in contatto così diretto con il virus ovviamente ti porta, a dispetto anche delle condizioni generali nelle quali ti senti, a maturare un'ansia che un attimo dopo aver maturato la consapevolezza che il mostro non sta avendo su di te delle ripercussioni gravi, immediatamente pensi alle persone care che ti sono intorno e le persone in generale con le quali hai quotidianamente a che fare. Sai benissimo che sia per la mia attività politica, sia per la mia attività professionale, quotidianamente ho a che fare con decine di persone. E quindi il pensiero di poter aver messo a rischio chi mi sta intorno mi ha provocato, diciamo, preoccupazioni che ancora oggi ovviamente non ho superato, anche perché ci sono poi una serie di risvolti, insomma, l'organizzazione della tua vita che completamente cambia nel corso dei giorni e delle settimane in cui sei obbligato al tuo domicilio. Sì, in questo momento qual è il rapporto con la tua famiglia e cosa ti senti di dire alle persone che in questo momento sono in giro, che insomma anche come raccomandazione che tu puoi dare? La raccomandazione è esattamente quella che davo anche precedentemente alla contrazione del virus. Bisogna mantenere il massimo dell'attenzione, bisogna seguire le indicazioni che ci vengono dalla comunità scientifica, dalla comunità medica. Dobbiamo utilizzare la mascherina, dobbiamo utilizzare l'igienizzante, e comunque lavarci, le mani quanto più spesso possibile e soprattutto fare il sacrificio di ridurre al minimo i nostri rapporti sociali, perché altrimenti tutto può essere vanificato. E l'immagine che magari io posso dare oggi è un'immagine sbagliata, perché a dispetto di tutti coloro che mettono la testa sotto al terreno, io invece ho la consapevolezza che il mio caso potrebbe essere un ulteriore caso che va ad appesantire, che potrebbe appesantire il già difficile sistema sanitario, la tenuta del sistema sanitario campano e nazionale. E quindi bisogna stare attenti. Per quanto riguarda ovviamente le persone che mi sono state che mi sono intorno, è normale che in questo momento, diciamo così, bisogna verificare nel più breve tempo possibile se sono, come dire, rimaste
contagiate, o perché no, non mi abbiano da asintomatici contagiato loro stessi, perché non è detto che io possa aver contagiato, qualcuno a me dovrà pur avermi contagiato, e quindi risalire al tracciamento dei contatti diventa importante. Pierpaolo, un'ultima domanda che ti volevo fare poco prima, una settimana prima proprio del tuo avvenuto contagio, avevi parlato delle azioni da mettere in campo in questa nuova emergenza coronavirus. La tua attività politica sta comunque continuando in questo momento, per tua annunziata? Assolutamente, assolutamente sì. Credo che mi abbiate, diciamo, proprio voi dello Strillone, avete ripreso, diciamo, una mia iniziativa di qualche settimana fa, finalizzata a stimolare l'amministrazione e in particolar modo il sindaco, che è la prima autorità sul territorio a dover assumere iniziative, appunto a contingentare la presenza per strada in alcuni luoghi simbolo della città che io ho definito zone sensibili. Devo dare atto, anche se ci siamo arrivati, a mio modesto avviso, troppo tardi, tant'è vero che poi non ha avuto neanche il tempo di entrare in vigore l'ordinanza emessa dal sindaco di Torre Annunziata, che subito dopo la Campania è stata dichiarata zona rossa, e quindi qualunque iniziativa assunta con quella ordinanza veniva superata di fatto dall'ordinanza del Ministero della Salute, quindi del Ministro della Salute. E tuttavia ci sono ancora tantissime cose da fare. Noi, proprio nel corso di queste ore, la mia attività istituzionale continua, anche se da remoto, e insieme agli altri consiglieri comunali stiamo cercando di buttare giù una serie di proposte che ci possano far preparare al meglio per affrontare, diciamo, la situazione, sia il disagio sociale al quale purtroppo andremo incontro nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane, ma anche ad affrontare al meglio la vicenda di natura sanitaria. Anche perché io sto sperimentando sulla mia pelle quella che è l'organizzazione del sistema, e devo dire che non ne sono affatto contento. Io ho scoperto, attraverso una comunicazione, devo dire, abbastanza immediata rispetto al tampone al quale mi sono sottoposto su base volontaria per uno screening necessario dal mio punto di vista, io da domenica ad oggi, sono passate 48 ore, non ho ricevuto da cittadino contagiato alcuna telefonata, né dal, diciamo, né dall'ASL né dal sistema sanitario più complessivamente inteso, per capire ad esempio quali fossero stati i miei contatti diretti, i miei contatti indiretti, insomma, se bisognava attivare, come necessariamente bisognava fare, una serie di iniziative. È soltanto, come dire, il mio status particolare, in primo luogo da persona un po' di sale in zucca, e poi soprattutto il fatto di svolgere una funzione politica istituzionale, di aver sollecitato tutte le persone a stretto e a diretto contatto con me nel corso di questi giorni a chiedere di essere sottoposte al tampone. E già hanno dovuto superare una serie di problemi a convincere i medici di base ad autorizzare il tampone per loro stessi. Quindi, insomma, questa la dice lunga su quello che sta avvenendo. Pierpaolo, noi ti ringraziamo per la tua cortese attenzione, ti auguriamo buona guarigione, speriamo che tutte le persone a te vicine siano bene. Ti auguriamo davvero tanti auguri, e spero che ci vedremo per occasioni sicuramente migliori.
Grazie a te Gianluca. Un abbraccio virtuale a tutti e speriamo che tutto possa andare bene, anzi, andrà tutto bene. Grazie mille.